La progettazione di questa sezione in realtà per me è sempre, costituisce sempre un'emozione, poi affrontare temi nuovi e descrivere storie, diciamo. Questa esposizione avviene all'interno del MAEC, al quale io sono legato per aver progettato una parte del museo, la parte del territorio, ai piani inferiori. Questa sezione costituisce un ulteriore elemento di forza per questo museo, perché accoglie le opere, le donazioni legate alla figura di Gino Severini e quindi diciamo un personaggio, un artista molto legato a questa città e quindi alla storia che lui che lo lega sia a Cortona ma a quest'arco della vita anche, voglio dire, bellissima di quest'artista, legato appunto allo sviluppo della cultura, della storia di questa città. Altro elemento di particolarità di questa storia mia, che mi lega a questo allestimento, è naturalmente l'aver potuto creare, diciamo, quest'opera insieme con la figlia dell'artista, quindi con Roanna Severini, insieme naturalmente con l'altra curatrice, la dottoressa Fonti, però avere l'emozione di poter confrontarmi con una figura, una persona che è stata a stretto contatto con tutto il percorso sia di vita ma anche di formazione culturale dell'artista è un'occasione più unica che rara, naturalmente. Parto da queste considerazioni perché l'allestimento naturalmente racconta una storia. Il museo anche del territorio, quindi l'esperienza che è legata a questo museo, ma in realtà anche l'esperienza è legata un po' alla mia professione, mi insegna che per raccontare, per esporre opere, per esporre percorsi della vita culturale di un luogo, dell'esperienza, diciamo, artistica di persone o reperti archeologici provenienti da epoche diverse, è importante raccontare la storia, raccontare le storie che sono legate a queste vicende che noi comunque ricostruiamo e presentiamo al pubblico. Anche in questo caso noi qui in questa sezione raccontiamo la storia e partiamo da questo per poter, io parto da questo per poter poi interpretare i contenuti di questa storia insieme naturalmente con i curatori e poi trasformarlo in forme, trasformarlo in architetture insieme naturalmente con tutti gli apparati grafici che anche in questo caso come nel museo sono stati curati da Francesca Pavese e quindi la sfida che noi abbiamo è quella di trasformare in comunicazione anche ciò che noi esponiamo. In questo caso quindi io mi devo confrontare con i contenuti e con gli spazi che ho a disposizione. Naturalmente in questo caso trovandomi qui all'interno di Palazzo Casali, quindi all'ultimo piano del museo, siamo in spazi sicuramente sempre ricchi di fascino perché fanno parte di un'architettura storica e sono spazi anche non particolarmente grandi, ma comunque che permettono di poter articolare un'architettura che dovrà ripercorrere questi passi della storia che noi dobbiamo raccontare. In questo caso ho cercato di interpretare tutto ciò con una serie di piani espositivi che compongono tutta l'articolazione del racconto. Piani espositivi e apparati un po' scenografici, un po' anche multimediali, che permettono anche di, in questi spazi non enormi, di poter però raccontare le varie fasi della vita di quest'artista anche in vari modi, ma con una continuità, un filo conduttore che sta nelle forme, che sta nei colori, che sta nel tenere anche abbastanza
conforme, abbastanza riconoscibile al pubblico, gli apparati dalle opere. Quindi c'è sempre da tenere un equilibrio, ci tengo sempre a tenere un equilibrio tra ciò che noi raccontiamo, ma anche le opere che esponiamo. C'è da tenere sempre un equilibrio, un'attenzione, almeno rispetto a come io interpreto un po' anche il mio lavoro, tra opere e anche apparati multimediali, quindi immagini. Questo perché naturalmente la percezione che noi abbiamo delle immagini, anche per l'abitudine data dai mezzi attuali di comunicazione, eccetera, è sicuramente diversa dall'attenzione che noi poniamo quando il nostro occhio incontra l'arte, incontra la bellezza, incontra, diciamo in questo caso, dipinti, litografie, forme diciamo, dell'arte appunto di Gino Severini. Dobbiamo sempre stare molto attenti, secondo me, alle sensazioni che il pubblico poi percepisce attraverso questo percorso di narrazione. Credo che l'emozione, credo che l'occhio, quando incontra un disegno a matita, o incontra anche i colori, come in questo caso abbiamo qui anche appunto queste tele o queste pitture di Gino Severini, l'occhio entra in una dimensione, diciamo, e questa dimensione, secondo me, non deve avere distrazioni anche visive che lo portano, diciamo così, a un po' seguire la velocità del pensiero. È bello anche perdersi un po' nelle forme di un colore, delle forme di un tratto a matita. Io un po' la penso così. Ho cercato un po', naturalmente, tutto ciò sempre un po' interpretando anche un po' le volontà di chi poi cura il racconto da un punto di vista scientifico, da un punto di vista anche, nel caso anche di Romana, che è stata splendida in questo percorso, perché chiaramente potete immaginare come è emozionante poi decidere alcune questioni legate alle opere, legate alla presentazione dell'esposizione, con chi queste opere le ha viste nascere, diciamo così, e che racconta poi insieme con queste opere tutto il mondo che ci girava intorno a Gino Severini. E sentirla parlare di Picasso come una persona di famiglia che comunque ha partecipato alla sua vita, insomma, è sempre particolare, bello, e l'emozione anche del nostro lavoro, insomma. Poterla vivere per me comunque è stato bellissimo, è stato un onore, e le debbo tanto anche a lei per la sua gentilezza, per la sua anche squisitezza e dolcezza. Ecco. Allora, quindi ritornando invece all'allestimento, questo allestimento si compone di alcune parti. Una prima parte appunto che è legata alla biografia dell'artista e quindi al suo essere ancorato a questa terra, a Cortona. Nella prima sala appunto noi esponiamo ritratti o quadri legati alla famiglia, insieme naturalmente agli apparati diciamo multimediali che raccontano attraverso degli sfogliatori di immagini, attraverso foto, ricordi legati a questo territorio, ma in realtà a tutta la sua vita. Ecco, noi quindi abbiamo questi vari livelli, questo alfabeto dell'allestimento che si compone di varie parti. In questo caso, come possiamo vedere anche nella prima sala, noi abbiamo che le opere diciamo, sono esposte su un gioco di piani espositivi. Questi piani espositivi hanno dei colori legati alle sezioni, ma il colore che è legato al fondo delle opere è sempre costante, è omogeneo, perché per me è appunto questa partecipazione dell'occhio a un qualcosa che è un filo conduttore, è un filo luce. Altro elemento importante, secondo me, che costituisce l'allestimento è dare all'occhio, quindi alle persone poi che visitano la mostra o l'esposizione in questo caso, delle regole. Sono delle regole che non sono necessariamente rigide, ma debbono avere una logica, perché l'occhio segue una logica. E quindi anche per esposizioni di questo tipo, secondo me, è utile che questo avvenga, perché dà un senso anche di
se posso dire, serenità nella, e continuità e anche chiarezza nell'esposizione. Quindi noi abbiamo vari livelli, un livello legato appunto al piano in cui sono esposte le opere, un livello in cui c'è la didascalizzazione di queste opere, che, so, che è il contenuto delle sezioni, che è dato da un livello ancora più esploso rispetto alla, alla parete, che è realizzato appunto con un colore, che è il colore della sezione, con una stampa diretta su questi fogli di MDF, e si gioca su questi piani anche con delle immagini che poi fanno parte sempre della suggestione della vita, naturalmente tratte dalla vita di in questo caso di Gino Severini. Le altre sale invece si articolano a seconda anche dei contenuti su altre modalità anche di esposizione per far entrare il visitatore in un mondo che noi andiamo a descrivere. Nella seconda sala si descrive ad esempio il tema legato ai personaggi del teatro, quindi alle maschere, a Arlecchino, a Pulcinella, e quindi entriamo in un teatro, diciamo così. Allora noi attraversiamo proprio un telo di ingresso nella scena. Questo telo è la riproduzione di un quadro di Gino Severini, dove il proscenio, diciamo così, è disegnato. Noi l'abbiamo ingrandito, l'abbiamo creato, diciamo insieme con Francesca appunto, abbiamo immaginato questa di entrare proprio nella scena, e quindi l'ingrandimento fisico, quindi la scenografia determinata da questo ingrandimento del quadro, ci permette di entrare in una sezione, nella sezione appunto espositiva, in cui poi parleremo delle maschere, parleremo del tema del teatro. In questa sala sempre abbiamo un'altra, diciamo, suggestione molto forte. È chiaro che noi esponiamo ciò che è dato dall'ascito appunto di Gino Severini e dall'ascito importantissimo di Romana Severini, però le opere altre di Gino Severini chiaramente non sono qui esposte. Allora abbiamo immaginato insieme appunto con i curatori di a questo punto far entrare il visitatore nella suggestione del mondo di Gino Severini, nei colori del mondo di Gino Severini, e quindi troviamo una grande proiezione su piani, anche questa su piani non piani ma composti, in cui tutte le opere di Gino Severini, più importanti naturalmente Gino Severini, i suoi colori, il suo mondo, la sua filosofia anche legata alla vita, all'opera artistica del percorso, sono esposti. Quindi fisicamente noi stiamo dentro la storia. L'occhio, la persona, è, diciamo, coglie l'importanza dell'opera, ma l'opera è parte di un racconto. Quindi entriamo fisicamente nel racconto, così anche nell'ultima sala. Nell'ultima sala noi parliamo di alcuni temi legati ad esempio alle opere che lui ha realizzato anche a Cortona, la Via Crucis, altre opere religiose come quelle in Svizzera, e poi parliamo dell'atelier, parliamo del suo mondo, proprio la sua casa, diciamo. E quindi ho ricreato questo in una vetrina, in una vetrata. Ho cercato di ricreare un'ambientazione che deriva anche da suggestioni fotografiche dell'atelier di Gino Severini, naturalmente dai ricordi di Romana, e quindi grazie appunto a questa donazione di Romana noi abbiamo ricreato con panneggi, con oggetti che costituivano appunto il riferimento e l'immagine che poi Gino Severini copiava, dunque disegnava all'interno delle sue opere, un'ambientazione legata al suo studio, diciamo, con opere che naturalmente fanno parte del suo ambiente. E lui insieme con la moglie ci guardano, con una bella immagine dello studio, ci guardano dall'interno di questa vetrata. Ecco, voglio dire, attraverso questo racconto un po' che ho cercato di esporre, per me cerco un po' di riassumere un po' il tema di questo principio di allestimento, e cioè noi qui raccontiamo la storia di Gino Severini, raccontiamo un percorso di vita, raccontiamo un percorso legato strettamente al luogo, e
il visitatore entra in questo spazio, ha delle informazioni, ha delle, tutti i visitatori, dal bimbo alla persona anziana, allo scienziato, al conoscitore, allo studioso, eccetera, ma coglie, deve sentire qualcosa, diciamo così. Ognuno deve percepire ciò che la propria formazione, la propria voglia può generare in sé. Ecco, io come allestitore, come progettista, devo cercare di realizzare questa suggestione e cercando di comporre tutti gli elementi che realizzano poi la storia, diciamo. E quindi sia con l'importanza delle opere, ma anche nell'importanza delle suggestioni degli apparati che poi possono creare tutto ciò. Un po' questa è la logica di questo allestimento, un po' insomma, è il tipo di studio che è legato alla mia professione, alla mia professionalità. Noi l'abbiamo un po' cercato di interpretare questo anche insieme con Giovanni Longobardi giù nelle sale del Museo del Territorio, e avevamo rapporti con opere etrusche. Ecco, diciamo, l'alfabeto dell'allestimento del MAIC, dei piani inferiori, secondo il mio parere non è diverso dall'allestimento che noi possiamo incontrare qui nelle sale di Severini, perché diciamo, la logica è diversa. Anche lì Mario Torelli, che ci ha accompagnato in una maniera splendida in questo racconto del territorio di Cortona giù, nelle sale di giù, ci spingeva a trovare la modalità di non pensare all'opera come a un focus unico, ma quello che importava era raccontare che cosa quell'opera aveva rappresentato per quell'epoca e cosa quell'opera rappresentava del territorio. E qui invece con Gino Severini mi trovo a confrontarmi invece con le stesse, diciamo così, fonti, chiaramente legate a un mondo, a un'epoca, a anche un'espressione artistica totalmente diversa, ma secondo me l'approccio, lo spirito, il tipo di logica è uguale. E un po' ho cercato, appunto, insieme con i miei collaboratori, insieme con soprattutto appunto i curatori scientifici e naturalmente anche con tutti i responsabili del museo con i quali poi queste storie si portano avanti, del museo e naturalmente anche del comune di Cortona. Queste storie fanno parte sempre di un lavoro di gruppo. Se un allestimento riesce a comunicare anche tutto ciò, e lo riesce a comunicare bene, è perché un lavoro comune si è sviluppato in un modo positivo. I lavori sono sempre frutto, secondo il mio parere, secondo la mia esperienza, di un insieme di più elementi. E anche in questo caso, ripeto, come anche con quelle ricordi che vi dicevo del lavoro sviluppato con Romana, si sono determinati, e questo è un piacere e anche la bellezza, un po' il fascino del mio lavoro.